Avvocato Bortolotti, c'è un grande interesse in questo momento per quanto riguarda le ristrutturazioni e l'ecobonus per gli appartamenti e gli edifici? Non tutto però è assolutamente chiaro, quindi noi vogliamo aiutare le persone a capire qualcosa di più. Sì, allora è doveroso sottolineare in premessa che il cosiddetto ecobonus rappresenta una questione di carattere fiscale. Quindi invito a approfondire questo aspetto appunto fiscale, monetario, con i professionisti più qualificati. L'aspetto invece di carattere legale che riguarda un'esperienza importante e delicata come la ristrutturazione di un immobile di proprietà, è sempre lo stesso, quindi è bene non farsi distrarre dalla questione relativa alla detrazione fiscale, ai vantaggi fiscali e rimanere comunque attenti e concentrati anche su quelli che sono gli obblighi contrattuali e le attenzioni contrattuali che sono indispensabili. Le elenchiamo in estrema sintesi. Il primo consiglio è quello di rivolgersi a diverse imprese quando abbiamo la necessità di ristrutturare in maniera straordinaria, quindi pesantemente, un immobile di proprietà. Farsi fare diversi preventivi che devono essere redatti a seguito di accurati sopralluoghi. Abbiamo appunto l'accortezza di verificare se chi è candidato a fare i lavori nel nostro immobile effettua un sopralluogo attento sull'immobile stesso. Diffidiamo di chi si limita a un'occhiata superficiale degli spazi e redige un preventivo affrettato e poco particolareggiato. I preventivi devono essere diversi e poi una volta che ne scegliamo uno che ci convince maggiormente, dobbiamo avere l'accortezza che questo preventivo venga tradotto in un vero e proprio contratto di appalto o capitolato che deve avere queste caratteristiche fondamentali. Deve contenere l'elenco particolareggiato di tutti gli interventi che noi vogliamo siano posti in essere nel nostro immobile, quindi il progetto che vogliamo sia realizzato con riferimento al nostro immobile, il relativo prezzo, la descrizione dei materiali e lo sconto che ci viene praticato, che deve essere scritto nero su bianco sulle lavorazioni. Questo ci darà modo di contrattare, di avere modo di usufruire del miglior prezzo possibile per la ristrutturazione. Due accortezze sono fondamentali poi per redigere un contratto di appalto, un capitolato assolutamente opportuno e che ci tutela prima della sottoscrizione. Bisogna inserire l'obbligo per l'impresa di informare sempre per iscritto il committente, cioè noi, degli eventuali lavori in più rispetto a quelli indicati in capitolato che si rendano necessari e questo vorrà dire che l'impresa potrà farli e quindi chiederci i fondi, i relativi importi, soltanto se noi daremo il nostro assenso per iscritto. Un'altra accortezza fondamentale è quella di indicare chiarissimamente un termine entro il quale i lavori devono essere completati e relativamente a questa accortezza, quella appunto di prevedere una penale se si sfora questo termine, perché diversamente molte volte l'impresa che magari ha tante commesse se ne approfitta e ci fa attendere moltissimo prima di avere il nostro immobile pronto e non sarà possibile chiedere loro alcunché per il ritardo. Avvocato, in questo contesto è importante la figura del direttore dei lavori. Che cosa possiamo dire? Sì, sicuramente come possiamo intuire in uno scenario del genere che si rivela molto delicato, sia per l'importanza degli interventi che vengono posti in essere, sia anche per l'impegno economico che il soggetto, la famiglia affronta, credo sia opportuno affidarsi a un professionista, in genere un architetto, ma può essere anche un ingegnere,
riveste il ruolo di direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è una figura che riveste la qualità di rappresentante della proprietà, del committente. Quindi è, a mio avviso, molto importante che anche con il direttore dei lavori esistano degli accordi molto chiari, possibilmente scritti, dove viene individuato ciò che il direttore dei lavori dovrà fare in maniera esplicita e ovviamente anche il costo del suo servizio, perché non scordiamoci che in qualità di rappresentante nostro, quindi del committente, ciò che lui dice all'impresa dal punto di vista tecnico risulta vincolante anche per noi. Quindi se il direttore dei lavori in maniera avventata, andando oltre le proprie prerogative, dà assenso a degli interventi che a noi non stanno bene, che non sono oggetto di accordo, poi sarà molto difficile rivalersi nei confronti dell'impresa. Quindi la figura del direttore dei lavori ha un'importanza fondamentale, deve essere un professionista di fiducia per far sì che la vigilanza sull'impresa e la verifica dell'aderenza dei lavori al progetto che noi abbiamo scelto sia effettiva. Questo è il ruolo fondamentale del direttore dei lavori. È un professionista che ha un ruolo importante, quindi come al pari dei rapporti con l'impresa, i rapporti con il direttore dei lavori devono essere chiari e formalizzati per iscritto.